Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarno. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. La paura dei discepoli ci guida in questa autorivelazione che Gesù mette in atto. Essi navigano in mezzo al mare, agitato da un forte vento, ma paradossalmente non hanno paura di morire affogati nel mare, piuttosto hanno paura nel vedere Gesù che cammina sulle acque. La rivelazione del suo dominio sul mare, che rappresenta la forza del caos e il male all'opera nel mondo, da principio non consola i suoi discepoli, ma causa in loro un turbamento, una paura improvvisa. È la paura verso Dio che entra nel cuore di un uomo ormai in più non abituato, a causa del peccato, a rimanere in intimo contatto con Lui. Ciascuno di noi conserva dentro di sé una fondamentale paura di Dio. Non sarà che mi chieda qualcosa di strano, di paradossale, di superiore alle mie forze. Non sarà che allora io debba fare con Lui una sorta di compromesso per starmene un po' a distanza di sicurezza. Questi ragionamenti sono il frutto del peccato nel nostro cuore, come in quello dei discepoli. Un peccato che sembra essere sapienza, ma che in realtà è stoltezza, perché solo con Gesù sulla barca i discepoli possono finalmente toccare terra, superando la prova del mare. Solo con Gesù che dice «Io sono», rivelandosi come il Dio che si era manifestato a Mosè sul monte Sinai, possiamo passare dal mare, simbolo della morte, alla terra, simbolo della vita. Ma qual è il Dio in cui crediamo? Quello che vuole donarci la vita? Oppure quello che sembra richiedercela indietro, mettendoci alla prova?